Amici di Calcio Napoli, buongiorno. Il Napoli vince per 2-1 su Rijeka in rimonta, ma lo fa con troppa fatica, così come sottolineato dal tecnico Gennaro Gattuso in conferenza stampa. Il mister infatti è stato a dir poco insoddisfatto della prestazione dei suoi, specialmente nei primi 30-40 minuti il Napoli è sembrato aver perso totalmente la bussola. Il tecnico infatti ha definito imbarazzanti i primi 30-40 minuti. Le critiche infatti non sono mancate neanche sui quotidiani, in particolare i maggiori quotidiani sportivi si sono scagliati contro Kalidou Koulibaly, che ha avuto tantissime insufficienze, è sembrato un po' il difensore della passata stagione. Troppi i pasticci, troppe le disattenzioni, spesso in ritardo anche negli anticipi. Male anche Lobotka, il quale se aveva un alibi contro la Real Sociedad giocando da trequartista, dunque non il suo ruolo, in questo caso da regista, è sembrato troppo lento, passaggi scontati sempre in orizzontale, mai in verticale. Bene invece Demme, il quale è sembrato energico, tanti inserimenti, anche il gol suo importantissimo dell'1-1 che arriva al 43esimo, dunque permette al Napoli di andare negli spogliatoi molto più sereno. Di positivo dunque questa partita in realtà sembra aver portato soltanto i 3 punti. Il Napoli infatti si mette a pari punti con la Zed e la Real Sociedad, a 6 punti tutte e 3 le squadre, fatta eccezione del Rijeka che resta a 0 punti. Parlando invece di notizie a dir poco positive, Diego Armando Maradona sta bene. Dopo l'intervento al cervello, il campione si sta riprendendo. Quest'oggi infatti sono arrivate le sue prime parole: sto bene, voglio soltanto tornare a casa. Il medico ha sottolineato quanto si stia riprendendo velocemente, ma ovviamente va attenzionato e valutato con più calma. Amici di Calcio Napoli, la nostra informazione sportiva al momento termina qui, ma il nostro appuntamento è sempre a domani con le nostre flash news. Buona giornata a tutti.